Beh, il tema è come costruire una squadra vincente, ma anche il tema principale di questo evento è anche che priorità dobbiamo dare, no? Ognuno nel proprio campo, come bisogna riadattarsi a questi cambiamenti che stiamo affrontando. E quindi ci sono delle modifiche che anche io sto facendo nel cercare di costruire e di gestire una squadra che deve tendere all'eccellenza. Beh, per prima cosa la mia priorità nella vita è stata quella di andare alla ricerca dell'eccellenza, sia da giocatore che da allenatore. E quindi ho messo lo sport, e direi lo sport agonistico, come priorità nella mia vita, sacrificando anche la famiglia. Quindi dare delle priorità credo che sia fondamentale, soprattutto quando si deve seguire una passione. E dopo questi cambiamenti la domanda che ci dobbiamo fare è se la priorità dello sport è ancora valida. Beh, io direi di sì, perché lo sport inteso come attività fisica, insomma, aiuta, lo dicono i medici, lo dicono tutti i virologi che ascoltiamo in televisione durante queste serate, che aiuta a migliorare le difese immunitarie, quindi sicuramente sì, fare attività fisica è importante. E lo sport agonistico? Beh, chiaramente lo sport agonistico, la passione non finisce mai, è ancora molto valido, ancora molto bello, perché? Perché è una sfida che tu hai con te stesso prima di tutto, oppure se fai uno sport individuale, oppure se sei nell'ambito di una squadra, vediamo come bisogna interagire affinché la squadra possa arrivare all'eccellenza. Nel gioco di squadra, ripercorriamo un po' questa pandemia. Noi siamo una squadra che nel 2019 ha vinto il titolo di campione del mondo, quindi vinciamo la medaglia d'oro e ci apprestiamo a cercare di vincere la medaglia olimpica nel 2020. Quindi c'è grande entusiasmo, c'è grandi obiettivi, una grande motivazione. Naturalmente a marzo del 2020 iniziano le prime difficoltà, inizia il primo lockdown e siamo stati, come la maggior parte degli sportivi, 3 mesi senza poter andare non solo a competere, ma anche allenarci, perché comunque le piscine erano chiuse, quindi i giocatori non avevano possibilità nelle proprie città di potersi allenare e siamo stati 3 mesi chiusi. Una forte motivazione, una resilienza, una capacità di adattamento, ci siamo adattati a questa situazione, abbiamo creato un canale YouTube per cercare di coinvolgere tutti in esercizi fisici da casa, era un minimo per avere il contatto della squadra e cercare di avere sempre ben in mente la motivazione, che era quella delle Olimpiadi, che per un mese ce l'hai e poi dopo un mese e mezzo ci dicono che le Olimpiadi vengono posticipate di un anno. Quindi grande sconforto. E quando si riapre il paese, la prima cosa è stata quella, cerchiamo di recuperare il tempo perduto e non buttare al mare 4 anni di lavoro. E quindi ci siamo radunati in bolla per 2 mesi. Che è stata da una parte una possibilità di riprendere l'attività fisica, perché non stare in acqua per 3 mesi è veramente dura. Però dall'altra è stata un'altra chiusura dei giocatori, dei ragazzi. Per cui da una parte c'è stata la ripresa, la voglia di riprendere a fare quello che si ama, dall'altra c'è stata come dire, a livello mentale, è stata una pesantezza a livello mentale nel dover fare questi 2 mesi senza l'obiettivo immediato. Quindi poca tolleranza, quindi piccoli conflitti tra i componenti della squadra e quindi è stato pesante gestire questo periodo. Poi si è ripresi da settembre con un periodo di cose positive o negative, fin quando c'è stata un'ulteriore chiusura, quindi campionati dimezzati e quindi c'è stato un periodo molto difficile da gestire. Che priorità dare?
questi periodi? Beh, la priorità è quello di tutelare lo sport, il nostro sport, che poi è il nostro lavoro. E questo è anche un gioco di squadra. Come l'abbiamo fatto, è stata un'iniziativa del Presidente federale, che per tutelare lo sport ci siamo autotassati del 20% del nostro stipendio per aiutare le società, perché senza le società non c'è lo sport di alto livello. Quindi c'è stato un aiuto reciproco. E quindi in questi momenti è una priorità. È stato fatto con estrema naturalezza, con estrema partecipazione, anche emotiva. Quindi questo è un primo momento di fare squadra. Quindi bisogna aiutarsi l'uni con l'altro, bisogna comunicare, bisogna parlare, interagire, non chiudersi. Questo in tutti i campi. Adesso stiamo parlando a livello di federazione, che siamo una squadra, siamo all'interno della squadra CONI, e la nostra squadra deve sapere interagire. Siamo andati alle Olimpiadi, dove non abbiamo ottenuto un risultato che tutti ci aspettavamo. E la domanda è stata: perché la squadra non ha... abbiamo sbagliato qualche cosa? Può essere. Ma la realtà è che la squadra non è stata una squadra al 100%. Quando la squadra non funziona, non c'è talento che tenga. Non c'è qualsiasi exploit individuale, deve tenere conto dell'equilibrio generale. Ogni componente della squadra deve dare un qualcosa in più, deve lasciare qualcosa di personale alla squadra. Invece sono venuti fuori, probabilmente per tutta questa componente di situazioni, è venuto fuori più l'egoismo rispetto alla generosità che bisogna dare nei confronti degli altri. Quindi il talento non basta, la resilienza che dicevo prima, che secondo me poteva essere un motivo fondamentale per andare avanti, non basta se non si pensa da squadra, dove ognuno deve avere dei ruoli, dei compiti ben precisi, rispettare le poche regole che si danno e combattere i propri individualismi e i propri egoismi. Bisogna combatterli, perché è da squadra che si vince. Questo è un elemento che batto sempre nella gestione del mio gruppo. Noi siamo stati una squadra che nel 2009 siamo arrivati undicesimi ai campionati del mondo di Roma. Il peggior risultato storico. Se andate a vedere l'Albo d'Oro del Settebello, ha vinto tantissime medaglie. Quell'anno, campionati del mondo, con me allenatore in panchina, abbiamo il peggior risultato storico. Dove ognuno pensava a se stesso, a scaricare, perché la colpa è sempre del compagno, o dell'allenatore, o della federazione, o del presidente del consiglio, o del presidente del CONI. Mai nessuno che si chiede se ci stiamo allenando bene o se stiamo giocando bene. La mia risposta era no, non stiamo giocando bene, non ci stiamo comportando da squadra. Tutto il movimento pallanuoto, una vittoria del Settebello, una vittoria del movimento pallanuoto, tutti i componenti devono partecipare per poter vincere. E tutti sono importanti, nessuno indispensabile, ma tutti sono molto importanti. Con questo cambio di mentalità, 2 anni dopo i campionati del mondo di Shanghai del 2011, siamo passati dall'11° posto al 1° posto. Quindi, quando si pensa da squadra, si ottengono risultati impensabili. E quando, soprattutto, si vive l'uno per l'altro. E allora noi abbiamo battuto squadre nettamente più forti di noi.
Io ai miei giocatori dico, se giochiamo da squadra possiamo battere chiunque, se giochiamo individualmente ci annullano, perché sono più alti, più forti, sono 10 centimetri più alti, nuotano più veloce, sono più forti fisicamente. E allora? Se invece giochiamo da squadra, coesi, compatti, ecco, la compattezza è una cosa che la squadra avversaria lo percepisce quando una squadra è compatta, quando una squadra non si abbatte alle prime avversità, quando subisce anche delle ingiustizie dell'arbitro ma sei focalizzato subito all'azione successiva. E questo è un allenamento. E queste sono delle cose che un leader, un allenatore, un manager deve fare. Deve impartire due o tre cose fondamentali. Chiaramente deve conoscere, perché non si può bluffare, deve dire delle cose sensate. Deve saper comunicare, perché devo entrare nel cuore delle persone, nel cuore dei giocatori quando parlo. Sia che si tratti di natura tecnica, sia di natura tattica, o di natura strategica, o anche di natura etica o comportamentale. Perché anche quello ha la sua importanza. Se dimostri di avere una etica superiore, i giocatori lo apprezzano. E allora possiamo essere più forti. E poi devi essere giusto. Questa è una cosa molto importante. Essere la correttezza e la giustezza, allora ti fanno accettare anche delle scelte impopolari. Io ho fatto anche delle scelte che ho messo fuori prima di partire per le Olimpiadi, giocatori che si aspettavano di far parte della squadra. Gli ho spiegato le cose, ma se sanno che io sono giusto, magari lì per lì si incavolano, però poi lo accettano, perché sanno che io lo faccio nell'interesse della squadra, perché sono giusto e corretto e comunque lo comunico. E questo diventa di fondamentale importanza. Adesso le Olimpiadi non sono andate bene, certo, vincere le Olimpiadi è importante, ma in questo momento è ancora più importante fare squadra nel momento difficile. Perché nel momento difficile tutti danno la colpa all'altro. È facile disgregarsi. È in questo momento che la squadra deve unirsi ancora di più e diventare ancora un blocco unico. Non esaltarsi di fronte alle vittorie, non abbattersi di fronte alle sconfitte. È facile diventare presuntuosi dopo che si è vinto, e l'abbiamo dimostrato noi dopo il 2019. Che abbiamo vinto e i ragazzi si sentivano di essere i migliori in assoluto. No, non è così, perché il giorno dopo gli avversari vogliono essere subito più forti di te. E non abbattersi e non sentirsi eccessivamente in colpa quando ci sono delle sconfitte. Bisogna analizzare serenamente, far passare l'arrabbiatura, dopodiché avere maggiore grinta, maggiore determinazione nell'affrontare le nuove competizioni, le nuove sfide. Ai giocatori, alla ripresa del collegiale che c'è stata insomma qualche settimana fa, ho detto una frase che ho visto nei muri di Wimbledon, il tempio del tennis. If you meet the triumph or the disaster, treat them in the same way. Se incontri nella tua vita il trionfo o il disastro, trattali della stessa maniera, perché sono due impostori. Grazie.